Don Filippo Lombardi, 45 anni, uomo mite, aspetto pacioso, già rettore del seminario di Potenza, docente di etica sociale in teologia e parroco di Scanzano, anima della rivolta popolare. Allora, Don Filippo, come si sente nelle vesti di capopopolo? Bene per un motivo, perché cerco di dare voce al popolo che sente fortemente la minaccia di questo decreto e sente fortemente la voglia di vivere e di continuare a coltivare i valori che l'hanno sostenuto. Ecco, è capitato o ha scelto di essere tra i leader della rivolta? Direi proprio che è capitato. È stata una scelta della gente, riconoscersi in alcune affermazioni che ho fatto subito, appena entrato nella vicenda. Ecco, lei dove si trovava quando ha saputo del decreto del governo? Ero agli esercizi spirituali a Cassano Murge, per cui ho dedicato il primo pomeriggio, ecco, di questa, dopo la notizia, nella preghiera a maturare un pensiero, un'idea, e mi è venuto subito forte un'espressione. Dobbiamo combattere il demone della rassegnazione. La rassegnazione è peccato. Certamente, è peccato perché non viene da Dio e ci fa perdere la speranza e non ci fa credere che c'è un altro che guida il destino della storia. E questa gente, per lo più sempre rassegnata, come ha risposto? Ha risposto benissimo, perché è stata toccata nei suoi valori più profondi, è stata toccata nella propria carne, nei sacrifici che ha costruito in 50 anni tutta la ricchezza di questo territorio. Don Filippo, lei insegna etica sociale nel seminario di Potenza. Dal punto di vista etico, che cosa le ha dato più fastidio in questa vicenda? Mi ha dato più fastidio il fatto che un provvedimento del governo sia stato fatto sulla testa delle persone, quindi eliminando del tutto il senso della partecipazione e della democrazia. E poi su una questione così importante quale le scorie nucleari, forse non c'è stata una riflessione attenta e partecipata. Un po' di pressapochismo. Sì, molta superficialità anche. Senta, come passa adesso le sue giornate? Ma sono preso da quello che la gente chiede, soprattutto stare vicino alla gente, anche la notte tante volte, però sostenuto fortemente dalla preghiera, dalla celebrazione dell'Eucaristia, dal presidio eucaristico che abbiamo fatto insieme ai tanti presidi con l'adorazione permanente per alcuni giorni. E che cosa le chiedono i suoi parrocchiani? Chiedono di essere incoraggiati e sostenuti in questa lotta. Lei non ha mai voluto far parte di un qualche comitato? All'inizio mi hanno chiesto in tanti, ma non voglio farne parte per essere libero, ecco, di essere la voce della Chiesa in mezzo alla gente e non di qualsiasi organizzazione. Senta, Don Filippo, Vie Crucis, Madonne Pellegrine, la Madonna di Loreto, Rosari Antiscorie, ad alcune sono sembrate scene polacche, lei che pensa? Sono scene lucane, perché ho letto nel volto e nel cuore della gente lucana la grande devozione alla Madonna, il grande senso di legame con la croce. Ecco, ma la religione come ultima trincea? È la prima trincea, la religiosità popolare soprattutto. Il nostro popolo ha un grande senso della croce come solidarietà di Dio al destino della sofferenza dell'uomo. Lei sa che i quotidiani nazionali sono rimasti impressionati da questa partecipazione dei preti, della Chiesa, in prima linea. Ecco. La Chiesa è sempre in prima linea perché è dentro il popolo, si identifica con il popolo. Non c'è una Chiesa e un popolo che si affrontano, ma c'è un popolo che si sente Chiesa e si sente interpretato dalla voce della Chiesa. È cambiata la sua vita di prete in qualche modo? Spero nel senso buono, cioè di essere più legato al mio sacerdozio e più legato al Vangelo. Sono cambiate le sue preghiere? E più evangeliche. Leggo il Vangelo, soprattutto di queste domeniche, Vangeli apocalittici, li vedo legati a questa situazione, dove Apocalisse non significa fine del mondo, distruzione, ma significa resurrezione e speranza. Lei sa che la stampa ha anche ironizzato sul suo ruolo del prete Masaniello sulle barricate. Sì. Cosa ha pensato? Credo che è stato anche un buon servizio, un articolo simpatico che forse ha attirato l'attenzione sul problema, non sulla mia persona. Ecco, comunque finisca questa storia, forse nemmeno questa gente sarà più la stessa. E certamente, perché risorgerà da questa situazione la voglia di partecipare e di essere più attenta ai problemi che la storia sottopone. La rassegnazione non sarà più di casa da queste parti.
Me lo auguro proprio perché la speranza è più forte di ogni rassegnazione. Vigilare, si teme che il centro della costa ionica possa essere